Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo convegno su una strategia contro il terrore, dialogo e cooperazione per un Mediterraneo di pace. E vorrei, prima ancora di cominciare questo dibattito, invitare il Presidente del Senato e poi la Presidente della Camera a salutarci, visto che sono loro che hanno organizzato questo seminario. Prego, Presidente Grasso. Autorità, gentili ospiti, cari colleghi, cari amici, a nome mio e della Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini, che poi interverrà, desidero augurare il più cordiale benvenuto al Senato della Repubblica a tutti e in particolare alle delegazioni parlamentari che si trovano a Roma per le prime due riunioni del Bureau dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo in questo anno di presidenza italiana. Io ringrazio gli autorevoli relatori che vorranno certamente offrire alla nostra comune riflessione la propria specifica esperienza e competenza su un tema che tocca profondamente ciascuno di noi, e ringrazio il giornalista Massimo Franco che ha accettato di moderare l'incontro. Con questa iniziativa e con le altre che seguiranno, la Presidenza italiana intende offrire al dialogo politico interparlamentare contributi tecnici, scientifici, culturali, qualificati, come strumento di comprensione di fenomeni complessi che dobbiamo affrontare insieme, come antidoto alla superficialità, al dogmatismo, all'approssimazione, all'unilateralismo. E per prima cosa vorrei dedicare un pensiero alle vittime e a coloro che soffrono a causa del terrorismo di atrocità, privazioni di diritti nell'Euro-Mediterraneo, ma ovunque nel mondo. Noi rigettiamo le ideologie abominevoli che perseguono fini egoistici, attaccando persone inermi, trasformandole da individui a numeri, cose, strumenti. Noi crediamo che la persona umana, con la sua dignità e i suoi diritti, debba essere sempre un fine in sé, non un mezzo. Ci opponiamo con forte determinazione a ogni forma di violenza, di discriminazione, di odio. Io invito pertanto a osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio per queste vittime che sono sempre presenti nella nostra mente e nel nostro cuore. Riprendiamo, grazie. Il principale carattere della nostra epoca, che ha come sottoprodotto il terrorismo e i fondamentalismi, è la frammentazione. Si disgregano istituzioni, meccanismi politici interni agli Stati, lasciando spazio a poteri informali, criminali, terroristici. Si indeboliscono le alleanze politiche internazionali e sovranazionali, che appaiono incapaci spesso di prevenire e correggere gli equilibri geopolitici. Si accentuano le divisioni nazionali dentro e fuori la regione euro-mediterranea. Ma sono pericoli ancora più gravi il catastrofismo, la drammatizzazione, la retorica apocalittica che inducono i paesi e le persone a isolarsi, a chiudersi, illudendosi di potersi mettere al sicuro, di poter fare da solo. Al seminario è sottesa la convinzione opposta, l'idea che contro il terrorismo serva una strategia condivisa, costruita con lento e paziente dialogo governativo e parlamentare.
il turbamento delle coscienze, dei sentimenti di umana pietà che tutti proviamo di fronte alla sofferenza umana non bastano. Non bastano le dichiarazioni di intenti che pure noi dobbiamo moltiplicare. Si impongono azioni concrete per favorire la progressiva soluzione delle crisi, dei conflitti che l'assenza di politica e cooperazione nel Mediterraneo ha aggravata. La ricerca di sostenibili equilibri geopolitici e il controllo del terrorismo vanno di pari passo. La prima priorità strategica dell'Euromediterraneo è costruire nei territori più inquieti un futuro politico, favorendo l'emersione di istituzioni pluraliste che rappresentino gli interessi di tutte le componenti sociali, etniche e religiose. La seconda priorità è porre in campo tutti gli strumenti militari, investigativi, di intelligence, finanziari, utili a contrastare la minaccia terroristica, tanto sul piano simmetrico territoriale quanto su quello asimmetrico degli attacchi contro le popolazioni civili. La terza priorità è di carattere preventivo e sotto questo profilo io penso che l'Unione per il Mediterraneo ha la potenzialità ancora largamente inespressa di contribuire a una indifferibile politica di cooperazione euromediterranea. La Presidenza italiana dell'Assemblea parlamentare intende in questa direzione avviare una serrata e serena dialettica con le commissioni e il versante governativo per individuare azioni puntuali in modo da affrontare le cause più profonde del radicalismo ideologico e del terrorismo. Io penso a progetti culturali ed educativi nelle scuole, a università per favorire la conoscenza dell'Islam, del cristianesimo, dell'ebraismo e così disinnescare la pericolosa retorica di un inesistente scontro di civiltà. Penso a progetti per incrementare il pluralismo politico, l'associazionismo, il ruolo dei partiti politici, dei sindacati e dei luoghi in cui la libera manifestazione del pensiero diventa impegno sociale. Penso infine a progetti per sostenere la vita quotidiana dei cittadini, le piccole e le piccolissime imprese, i servizi sociali nelle zone disagiate e permeabili al fondamentalismo, all'emarginazione, all'illegalità. Penso a progetti per l'inclusione sociale, politica e economica delle periferie, mi riferisco a quelle europee in particolare, per assicurare la tutela delle minoranze etniche, religiose, culturali e appunto la riduzione delle aree di marginalizzazione. Sono certo che questo seminario potrà aiutarci a comprendere le ragioni più profonde e strutturali degli equilibri geopolitici, sociali, economici e culturali che sono alla base del terrorismo, per indirizzare il dialogo e la concreta cooperazione fra parlamenti euromediterranei nella direzione degli interessi dei nostri cittadini, del futuro delle nostre civiltà. Ringrazio ancora tutti e auguro buon lavoro. Grazie. Grazie Presidente Grasso. Volevo chiedere alla Presidente Laura Boldrini se voleva venire a dare un saluto a questo seminario e a darci qualche indicazione anche sulla traccia della discussione. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e a tutti, Presidente Grasso, Ministro Gentiloni, Sottosegretario Minniti, Presidente Ben Moussa, illustri ospiti. Io sono molto onorata oggi di essere qui e vi ringrazio, ringrazio tutti voi di aver accettato il nostro invito. Ecco, quando qualche mese fa il Presidente Grasso ed io abbiamo discusso dell'opportunità di prendere la presidenza di questo importante istituzione, magari non molto nota, ma a mio avviso estremamente importante, cioè l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, eravamo ben consapevoli che, come si dice in gergo colloquiale, non sarebbe stata una passeggiata. Perché eravamo consapevoli di questo? Basta guardare la composizione di questa Assemblea parlamentare.
Guardate, questo è uno strumento formidabile di dialogo. 43 assemblee parlamentari. Sponda Sud, sponda Nord e Balcani. Ecco, in un momento in cui il nostro Mediterraneo è forse uno dei luoghi più tesi, più caldi, lo definirei, del pianeta, assumere la presidenza di una istituzione come questa, a mio avviso, ha proprio un valore strategico. Perché? Perché noi, Italia, vogliamo investire nel dialogo mediterraneo, perché noi Italia riteniamo a livello parlamentare di dover usare questo strumento in un momento in cui quello che sembra mancare è proprio il dialogo. Ecco, allora lo dico con la consapevolezza di chi presiede un'assemblea parlamentare dove continuamente ricordiamo i morti del terrorismo. Lo facciamo continuamente. Io vedo qui davanti a me il Presidente Scicchitto, sa bene quante volte ci alziamo in aula e commemoriamo i morti del terrorismo. Commemoriamo i nostri morti e non solo. I morti alla fine non hanno neanche nazionalità, i morti sono morti. E allora oggi, quando pensavamo di fare una dichiarazione congiunta nel Bureau distretto su appunto le vittime del terrorismo, su iniziativa turca, e io ringrazio il Presidente per aver voluto fare questo, ecco, ci siamo chiesti: ma quanti paesi dobbiamo menzionare, quante capitali, quante situazioni? Sicuramente ne dimenticheremo alcune. Non c'è nessuno oggi al sicuro, cari colleghi e care colleghe, nessuno oggi si può chiamare fuori, e questo terrorismo di matrice islamista è un terrorismo che sicuramente lo possiamo ubicare nella sua forma più, diciamo, visibile. Possiamo dire che c'è una collocazione regionale, forse sì, nasce in Siria, nasce in Iraq, nasce come Daesh, ma poi quello è solo un inizio di, come dire, una versione di un territorio ispirato, secondo appunto gli intenti di chi lo promuove, a un Islam di loro stessa interpretazione, ma che poi fa proselitismi attraverso il web, si estende ovunque. Vediamo che tanti giovani vengono attratti, ecco, in questa rete. E allora penso che non possono bastare le bombe. Non possono bastare le bombe, anche perché quando le azioni militari poi creano delle vittime civili, causano casualties civili, questo crea ancora di più risentimento e ancora di più odio. Quindi la guerra in Siria, la guerra in Iraq necessitano di una soluzione politica, politica, essenzialmente politica. E poi, certo, c'è da colpire il terrorismo e lo Stato islamico nelle forme di finanziamento, le risorse, tagliare i finanziamenti, non permettere che arrivino le armi e impedire il commercio del petrolio che viene estratto in quei territori. Cyber security, uno dei ambiti dove dobbiamo tutti unire le forze e fare di più. Ecco, e poi evitare che ci sia terreno facile, terreno fertile per il terrorismo, perché ogni prospettiva di marginalità e di esclusione consente un reclutamento più facile, ce lo dicono in tanti, ce lo dicono. Partono i giovani non perché sono fanatici religiosi, partono perché hanno bisogno di reddito, partono perché non hanno una prospettiva. E allora il contrasto al radicalismo deve far parte delle nostre priorità. Alla Camera dei Deputati noi abbiamo all'ordine del giorno, in Commissione Affari Costituzionali, un provvedimento sul radicalismo, così come cerchiamo di parlarne, di stimolare un dibattito pubblico intorno a questo. Lo abbiamo già fatto in altre occasioni, una conferenza dedicata al tema le donne contro Daesh, e la professoressa Slaffer era stata una delle nostre ospiti, insieme a delle madri che hanno visto dall'oggi al domani i figli partire per la Siria, una canadese e una belga,
vedono i figli che se ne vanno a combattere in Siria e purtroppo vedono anche ritornare i loro cadaveri. E avevamo invitato degli esperti della città di Aarhus, nel comune della Danimarca, da dove sono partiti tantissimi foreign fighters e sono ritornati. E allora abbiamo il problema della deradicalizzazione. Che ne facciamo con questi giovani che tornano? Il professore Olivier Roy, che ringrazio della sua presenza, ci dà una lettura molto interessante del problema. Il professor Roy parla di islamizzazione del radicalismo rispetto alla radicalizzazione dell'Islam e ci dice che oggi il problema vero è questo, è che aumenta il radicalismo e allora si ammanta anche di Islam. Ma il problema non è che si radicalizza l'Islam, il problema è che il radicalismo per sé è un problema sempre più presente nelle nostre società. Ecco, allora che fare? Oggi noi ascolteremo delle proposte, ringrazio i nostri esperti per aver accolto questo invito. Io mi permetto solo di fare una constatazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa era in macerie materiali e morali. E dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti d'America decisero che non potevano aspettare che l'Europa si rimettesse in piedi da sola, non potevano permetterselo. E dunque fecero un grande piano di investimento, più per loro che per noi, lanciarono il piano Marshall, perché sapevano bene che se loro collaboravano alla stabilizzazione europea avrebbero aumentato le loro capacità di stabilizzare il pianeta e di avere anche opportunità di ordini commerciali ed economico. E allora io penso che noi oggi dobbiamo riflettere sull'opportunità di fare noi questo grande investimento verso quei paesi che sono destabilizzati, perché ritengo che se non saremo noi a stabilizzare i paesi dove non c'è più struttura e dove non c'è più sicurezza, saranno loro, questi paesi, a destabilizzare noi. Quindi ritengo che sia nell'interesse comune avere uno sguardo lontano e capire come riuscire a vivere in un contesto mediterraneo dove ci sia pace, libertà, sicurezza e anche benessere. Ecco, penso che lo strumento di cui noi oggi abbiamo la presidenza, l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, sia uno strumento ottimo. Certo, dobbiamo lavorare su ciò che ci unisce, non su ciò che ci divide. Dobbiamo lavorare sui ponti e non sui muri e dobbiamo mettere sempre più energie sul partenariato. Io vorrei non sentire più noi e voi, sponda nord e sponda sud. Io vorrei poter sentire dire noi tutti insieme. Quindi mi auguro che anche questo dibattito ci dia un contributo fattivo per far sì che il nostro Mediterraneo sia un luogo di reale confronto. Vi ringrazio. Grazie Presidente Boldrini. E prima di dare la parola al Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni, volevo soltanto ricordare i nomi dei nostri relatori, che sono il dottor Abdelsattar Ben Moussa, presidente della Lega Tunisina per la difesa dei diritti dell'uomo, accanto a me a destra, premio Nobel per la pace, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, la rivista geopolitica italiana, Olivier Roy, il professor Olivier Roy della European University Institute di Firenze, e la dottoressa Edith Schlaffer, direttrice esecutiva di Women Without Borders. E vorrei adesso dare la parola al Ministro degli Affari Esteri prendendo spunto dalle parole del Presidente Grasso e della Presidente Boldrini, i quali con punti di vista diversi hanno però posto un problema di compattezza e anche di impegno che questa struttura comporta. E volevo chiedere al Ministro Gentiloni, che inviterei intanto a venire alla tribuna, se in qualche modo questo accenno alla sfida che comporta una compattezza strategica dell'Europa che oggi appare in pezzi ed un rapporto che sia il più possibile non in ordine sparso con l'altra sponda del Mediterraneo,
non sia qualche cosa che i parlamenti possono aiutare, soprattutto queste strutture interparlamentari, perché a volte si ha il sospetto che queste grandi organizzazioni finiscano per riflettere a volte le diverse situazioni e le spinte nazionalistiche sia europee sia di questi paesi, che non comporle e in qualche modo dare spunti più unitari. Prego, Ministro. Sì, grazie a Massimo Franco, grazie al Presidente Grasso, alla Presidente Boldrini e tutti i rappresentanti dei diversi parlamenti. Ma io sono convinto che nel contesto in cui è assolutamente evidente la necessità di una cooperazione più forte tra i diversi paesi del Mediterraneo, la diplomazia parlamentare può svolgere davvero un ruolo speciale. Speciale perché alcuni dei nodi che dobbiamo provare a sciogliere vanno anche al di là delle relazioni intergovernative, delle attività più tradizionali delle diplomazie o delle forze dell'ordine o dell'intelligence. Hanno bisogno quindi di un lavoro che spesso sfocia in dimensioni più politico-culturali, che deve affrontare differenze che a livello governativo magari è più difficile affrontare. E quindi sono, quando i due presidenti mi hanno informato di questa sfida italiana della presidenza, l'ho considerata una bella opportunità anche per il governo, naturalmente. Il Mediterraneo è al centro della nostra, se uno dovesse dire qual è il cuore del nostro interesse nazionale in politica estera, oggi è la crisi del Mediterraneo. Qual è il compito che può darsi una politica estera italiana e un contributo italiano alla politica dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica? Il tema è la crisi del Mediterraneo. E dentro questa crisi, naturalmente, il come fronteggiare, che mi sembra il tema del vostro seminario, la minaccia terroristica. Una minaccia che, tra l'altro, i fatti terribili di Dacca hanno un po' aiutato tutti noi a capire la dimensione della minaccia terroristica, che il Bangladesh non era esattamente nel mirino del nostro interesse, non era al centro delle nostre preoccupazioni, ma quello che è accaduto lì ci ha messo davanti agli occhi una realtà che dovremmo avere molto chiara, e cioè che oggi si potrebbe dire che è dal Golfo di Guinea al Golfo del Bengala, sono più di 10.000 chilometri, è un'estensione enorme che attraversa tre continenti, l'Europa, l'Asia, l'Africa, in cui si manifesta oggi la minaccia terroristica. E al centro di questo arco della crisi, se lo vogliamo chiamare così, c'è il Mediterraneo. Quindi il Mediterraneo e lo sforzo per aumentare la dimensione cooperativa rispetto all'instabilità, ai conflitti, le minacce terroristiche, è oggi il cuore della sfida che abbiamo di fronte per la stabilità in un'area che, ripeto, attraversa tre continenti. Credo che abbiamo fatto dei passi avanti, che noi parliamo sempre dei problemi perché siamo all'inseguimento dei problemi. Oggi le diplomazie, gli apparati di sicurezza, chi si occupa in generale della dimensione globale della minaccia, svolge spesso un'attività molto faticosa di tesa a fronteggiare o addirittura a inseguire le diverse emergenze, le diverse crisi, ma dobbiamo anche dirci che abbiamo ottenuto anche dei risultati. E io ci tengo a dire che abbiamo ottenuto in particolare dei risultati nel contrasto a Daesh. I risultati li conoscete, sapete che rispetto al momento di massima espansione di Daesh, che è stato l'estate del 2014,
sono passati quasi 2 anni e Daesh ha perso molto terreno, ha perso un'enorme quantità di territorio in Iraq, ha perso terreno anche in Siria, ha perso soldi, nel senso che è sempre meno in condizione di garantire quello che garantiva ai propri affiliati. È perfino possibile, anche se non è certamente semplice o scontato, che nel corso, che entro quest'anno si riesca ad arrivare ad alcuni obiettivi, alcuni santuari per così dire, da Daraq a Mosul alla stessa Sirte in Libia. Questo ce lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ricordare tra di noi per una ragione molto semplice che io vorrei richiamare anche oggi pomeriggio, e cioè attenzione a non trarre conseguenze sbagliate da una considerazione giusta. È giusta la considerazione che dice che nel momento in cui Daesh viene un po' accerchiato, stretto, subisce dei colpi nel territorio che controlla, c'è effettivamente il rischio che le minacce di attentati, di risposte violente in diverse parti del mondo, invece che ridursi, si moltiplichino. Il rischio è presente, anche se bisogna sempre distinguere la realtà dalla propaganda. Nella propaganda il rischio è molto presente. Ma guai a trarre da questa considerazione, dalla considerazione di questo rischio, una conseguenza che sarebbe completamente sbagliata, e cioè ridurre l'importanza del contrasto a Daesh in quanto organizzazione terroristica che controlla un territorio e che in un certo senso si fa Stato. Non dobbiamo mai dimenticare che se c'è una capacità di attrazione verso cani sciolti e lupi solitari, se c'è una capacità di evocazione simbolica, questa deriva in parte cospicua dalla straordinaria novità di un'organizzazione terroristica che per un certo periodo addirittura ha controllato quasi la maggior parte del territorio, o almeno del territorio urbanizzato importante in quella regione. Quindi sconfiggere Daesh è nel medio termine la condizione non per estirpare definitivamente il terrorismo di matrice islamista, perché sarà una lunghissima storia che non dipende solo dalla capacità militari eccetera, ma certamente per ridurre la capacità di attrazione e le conseguenze che questa capacità di attrazione ha provocato in tantissime parti del mondo attraverso gli strumenti di comunicazione che conosciamo. Contrastare Daesh, quindi affrontare e se possibile provare a risolvere le crisi. Io ho avuto una mattinata interessante di contatti con diverse componenti sia dell'opposizione siriana e poi dell'opposizione siriana assieme a l'inviato delle Nazioni Unite per la Siria Staffan de Mistura. Mi sembra che sia ripreso un certo tipo di filo del discorso, e sappiamo che tra America e Russia c'è uno sforzo che sta andando avanti per cercare di almeno frenare le tendenze disgregative che si sono impadronite di un processo che a fine febbraio sembrava aver raggiunto un piccolo punto di equilibrio, no? Con questa cessazione delle ostilità che non si poteva chiamare cessate il fuoco perché non c'era un accordo neanche sulla parola cessate il fuoco, ma comunque riduzione della violenza, accesso umanitario. Poi sappiamo che da un mese e mezzo tutto questo rischiava di sbriciolarsi, e a me fa piacere che in parte anche grazie all'iniziativa della nostra diplomazia un filo si stia
riprendendo, così come mi auguro che si riesca a dare un contributo alla stabilizzazione della Libia, dove se non altro un risultato è stato ottenuto negli ultimi mesi, e cioè con tutte le lentezze, le timidezze, le difficoltà che il nuovo governo sicuramente attraversa, tuttavia il fatto che le milizie che sostengono il nuovo governo abbiano guadagnato terreno, abbiano ottenuto dei risultati nei confronti di Daesh verso Sirte, ha comunque ridimensionato a livello internazionale un modo di descrivere la realtà libica come una realtà potenzialmente tutta nelle mani di Daesh, o comunque che poteva molto rapidamente cadere completamente nelle mani di Daesh, che era un racconto che avrebbe potuto provocare il ripetersi di errori che abbiamo fatto alcuni anni fa, cioè di nuovo interventi esterni e di nuovo le conseguenze di interventi esterni che non ottengono risultati e che lasciano ferite aperte. Naturalmente dobbiamo andare oltre la gestione delle crisi, e come andare oltre, ma forse ne parleremo in un altro seminario perché non voglio concludere molto rapidamente, però credo che senza dubbio ci sia squadernato sul tavolo un problema, ognuno lo chiami come preferisce, e cioè della necessità di trasformare questi esperimenti tutto sommato positivi nelle condizioni date di esercizi multilaterali che provano a gestire delle crisi e che hanno ottenuto dei risultati, ripeto, parzialissimi in Siria, in Libia, in Yemen, in un embrione di qualcosa di più stabile. Qualcuno parla di concerto mediterraneo, ricordando cose di qualche secolo fa. Qualcuno parla Kissinger ha parlato di guerra dei 30 anni, dov'è la nostra Vestfalia, altri hanno parlato di una Helsinki del Mediterraneo. Non c'è dubbio che al di là della gestione dei singoli teatri di crisi, oggi ci sia la necessità per i paesi principali della regione, quali che siano le loro posizioni tattiche su questa o quella crisi, di provare a mettere insieme la trama di un tessuto di relazioni che vada oltre la gestione di singole crisi, che magari cominci da cose elementari, misure di confidenza reciproca, di riconoscimento dei confini, di stabilizzazione di canali diplomatici. Per questo il richiamo a Helsinki ha una qualche suggestione, no? Perché Helsinki, come sapete, partì in un modo molto... Quindi bisogna lavorare, e penso che questi tavoli sulle varie aree di crisi, con tutte le loro difficoltà, siano un po' delle prove di orchestra di questo potenziale concerto mediterraneo. Non dirò nulla sulla dimensione culturale, sociale, di battaglia assieme alla maggioranza della comunità islamica, perché non ho da aggiungere le cose che condivido, che hanno detto il Presidente Grasso e la Presidente Boldrini. Voglio in conclusione fare solo un ultimo richiamo al fatto che certamente c'è il contrasto militare, c'è l'attività di intelligence, c'è il lavoro politico, culturale, sociale, le periferie nel contrasto al terrorismo, ma se vogliamo davvero dare una prospettiva al nostro lavoro, e questo credo valga vieppiù per i nostri parlamenti, abbiamo bisogno di un'agenda positiva per il Mediterraneo, cioè abbiamo bisogno di rispondere a una domanda di lavoro, di scambi commerciali, di crescita, di energia, di sviluppo, che poi, se guardiamo lontano, è la vera risposta ai problemi che abbiamo di fronte. E sappiamo che partiamo da un lato da grandi potenzialità. Quest'anno e l'anno prossimo i paesi dell'area Medio Oriente e Nord Africa avranno
una crescita del 3,6%, che rispetto alla crescita di noi altri è comunque una crescita molto significativa. Noi italiani abbiamo 48 miliardi di euro di interscambio con la regione Mediterraneo Nord Africa, che diventano 60 se includiamo i paesi del Golfo. Siamo, lo ricordo a noi stessi perché ogni tanto ci buttiamo un po' giù, siamo il quarto partner commerciale di questa regione dopo Stati Uniti, Cina e Germania. Abbiamo quindi un'enorme potenzialità davanti a noi, ma abbiamo una realtà, ce lo ricorda spesso il segretario dell'Unione per il Mediterraneo, Sigil Massì, una realtà in cui, fatto 100, il commercio, diciamo, delle due sponde, nord e sud del Mediterraneo, il 90% è un commercio intra-nord, cioè tra i paesi europei, il 9% è un commercio da nord a sud, cioè tra i paesi europei e i paesi non europei del Mediterraneo, e soltanto l'1% è un commercio intra-sud. Quindi abbiamo bisogno di rafforzare enormemente la connettività energetica, logistica, di trasporti, culturale tra i paesi del Mediterraneo, e penso che l'Italia anche in questo abbia un enorme lavoro da fare e possa indirizzare anche a questo il lavoro che stiamo facendo, cosiddetto Migration Compact, per dare anche al tema dell'immigrazione non un'impostazione riduttiva e basata sull'emergenza, ma un'impostazione strategica, basata sullo sviluppo a lungo termine dei paesi che abbiamo nella nostra area geografica. Quindi è una sfida a tutto tondo e che riusciremo a vincere non solo contrastando il nemico, tra virgolette, ma anche rafforzando la capacità di resistere dei paesi della regione e rafforzando le prospettive economiche per queste società e in modo particolare per i loro giovani. Questo deve essere il messaggio di speranza che anche l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo credo può dare in un momento così complicato. Grazie. E grazie al Ministro per gli Affari Esteri Paolo Gentiloni, sia per la franchezza e sia per la concisione. E ci deve lasciare, ma cominceremo tra pochi minuti il nostro dibattito. Soltanto per inquadrarlo, rubo 5 minuti ai nostri relatori. Mi sembra sia stato messo con molta chiarezza in evidenza quanto il Mediterraneo sia oggi strategico per quanto riguarda non solo l'Europa ma anche l'Africa. Devo dire anche però che sono rimasto molto colpito visitando una mostra sull'immigrazione a Parigi, nella quale il mare Mediterraneo era descritto non come mare nostrum, ma come mare mortum. Quindi era cancellato l'aggettivo nostro e sostituito con morto. E naturalmente questo era riferito all'immigrazione, ma credo che questo in realtà il riferimento possa essere allargato a una narrativa che implica anche i problemi del terrorismo, naturalmente non legato all'immigrazione, ma come fenomeno che in qualche modo ci interpella da dentro le nostre società e dall'altra parte del Mediterraneo. Credo però anche che vedere il Mediterraneo come un muro liquido che dovrebbe fermare il terrorismo, così anche fermare malattia, povertà, cambiamenti climatici, sia un esorcismo inutile oltre che miope. E credo anche che seminari come questo di oggi rappresentino un ritorno alla realtà. Il merito credo sia questo. Ritorno alla realtà che è l'unico che può permettere di, se non altro, contrastare i problemi se non risolverli, e di vederli non come emergenza ma come questioni strutturali. È stato detto molto bene e con molta insistenza, e credo questo sia un tema sul quale insistere: andare oltre le crisi, andare oltre le contingenze, perché il pericolo che si corre sul terrorismo, e non solo sul terrorismo, è l'idea di una scorciatoia,
Il Ministro ha parlato di una lunghissima storia con il terrorismo, è una storia lunga per il passato e che sarà lunga anche probabilmente per il futuro, come per altri problemi. Ed è stata la cultura della scorciatoia che probabilmente ha creato i disastri che oggi dobbiamo affrontare. Dall'intervento armato anglo-americano a Baghdad in poi, passando per i bombardamenti in Libia del 2011 senza poi pensare al dopo, l'Occidente si è illuso di poter sconfiggere il terrorismo senza mettere in discussione se stesso, quindi di superare le crisi attraverso concetti come guerra disarmata, guerra chirurgica, guerra senza lacrime, che erano tutte varianti semantiche che avevano in comune però la pretesa di evitare morti occidentali e implicavano l'illusione che la superprecisione tecnologica delle armi occidentali avrebbe estirpato il male del terrorismo di matrice islamica come una cisti da un corpo sano, in modo rapido, indolore soprattutto per l'opinione pubblica occidentale. Credo che questa illusione ci abbia accompagnato noi europei del terzo millennio, ma che sia stata spazzata via dalla guerra asimmetrica che pone il terrorismo. Al tentativo di separare nettamente bersagli militari e civili, il terrorismo ha risposto accentuando la strategia tesa a colpire in primo luogo i civili, sapendo che è quello che spaventa l'Occidente. E si è scoperto anche che l'Occidente era tutt'altro che un corpo in grande salute, non solo dal punto di vista strategico, ma anche morale, sociale, economico e politico. Oggi il Mediterraneo si conferma la frontiera attraverso la quale possono passare una soluzione o il peggioramento della situazione europea e nordafricana, e direi anche medio orientale. Ed è un confine ancora più strategico nel momento in cui l'Europa subisce una torsione geopolitica verso il nord e verso l'est, riscoprendo impulsi antirussi alimentati dalle paure polacche e dei paesi baltici, tanto più perché c'è il rischio di considerare il Mediterraneo, che per noi è e rimane e sarà sempre un'area strategica, come in realtà un'area strategica secondaria da abbandonare al proprio destino. Un'Europa di serie B, non a velocità ridotta a quelle più rapide, ma un'Europa con interessi diversi e perfino divergenti da quelli del Nord Europa. Ecco, credo che questa sia una base di discussione sulla quale si possa intuire tutta la complessità del fenomeno, e io direi di seguire un ordine alfabetico per quanto riguarda la discussione, con le conclusioni che verranno affidate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Minniti. Quindi comincerei dando la parola al dottor Abdessattar Ben Moussa, al quale vorrei chiedere, è la domanda più lunga che ho scritto, prima lei. Ecco, lei oggi rappresenta qui una storia tormentata di successo democratico, diremmo noi in Occidente, in Europa. Il quartetto ha ricevuto il premio Nobel per la pace perché è riuscito a fermare un'uscita non traumatica dalla vostra primavera. Però è una mosca bianca nel Maghreb, è un'eccezione. Quanto ha influito nel fallimento delle altre primavere arabe la struttura della società di quei paesi e quanto gli errori dell'Occidente? Ricordo che di recente il presidente statunitense Barack Obama ha rimproverato l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e il primo ministro dimissionario della Gran Bretagna David Cameron di averlo ingannato sul dopo Gheddafi in Siria, ad esempio. Ecco, perché voi siete riusciti e altri no? Quanto ha contato in Tunisia l'esistenza di una società composta da corpi intermedi in grado di mediare tra il popolo e lo Stato? Pregherei tutti i relatori, se è possibile, di stare intorno ai 12-15 minuti. 15 minuti. Monsieur le Président. Signor Presidente, signor Moderatore, signore e signori, signor
Presidente Grasso, Presidente del Senato, Onorevole Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati, grazie di questo invito. Ho preparato il mio intervento sulla pace, sulla strategia della pace, però se lei preferisce che io risponda alla sua domanda, posso lasciare da parte appunto ciò che mi ero preparato. Però possiamo anche fare tutte e due le cose. Quindi parlerò prima appunto di come ha avuto successo la nostra primavera araba e poi passerò all'argomento che mi ero preparato. Allora, abbiamo un'esperienza di dialogo nazionale che ha avuto successo in Tunisia a causa di vari fattori. Intanto l'insegnamento, il sistema educativo fondato da Bourguiba è stato un sistema basato sulla qualità, sullo spirito critico, sull'apertura verso le altre civiltà, le civiltà orientali e occidentali, per cui l'elite formata da queste scuole è stata un'elite competente. Noi abbiamo un sistema francofono e i tunisini che vanno poi in Francia all'università riescono molto bene all'università e sono oggi insegnanti, medici, eccetera. Il secondo fattore è costituito da questo: la popolazione tunisina è una popolazione di per sé moderata, di per sé tollerante. Non ci sono divisioni etniche, religiose, la maggior parte sono sunniti. La Tunisia è stata anche un crocevia di civiltà, conoscete le guerre puniche, Cartagine. Cartagine ha elaborato una costituzione 3000 anni fa che Aristotele considerava la migliore costituzione dell'epoca, una costituzione democratica. Ecco, prima della colonizzazione francese, nel 1861, la Tunisia ha conosciuto la sua costituzione democratica, ha abolito la schiavitù ancora prima degli Stati Uniti, anche per quanto riguarda i diritti della donna. È dal 1957 che la donna in Tunisia è emancipata. Non c'è poligamia in Tunisia dal 1957, non c'è bigamia. Volevamo scriverlo nero su bianco che la donna era complementare all'uomo. Invece la Costituzione ha sancito l'uguaglianza tra uomo e donna. C'è peraltro un progetto che giace in Parlamento, che parla appunto dell'uguaglianza uomo-donna nelle istituzioni. E poi c'è la gioventù tunisina è una gioventù che ha scatenato, che ha dato inizio alla rivoluzione, e questo malgrado la disoccupazione, ha sfilato per il lavoro, per la dignità, quindi tutti questi fattori sono fattori che hanno obbligato i partiti politici ad accettare il dialogo. Il dialogo è stato portato avanti da quattro organizzazioni indipendenti. Non vi nascondo che varie ambasciate avrebbero voluto intervenire nel nostro lavoro e noi abbiamo rifiutato, non abbiamo voluto ricevere nessun ambasciatore nell'ambito del nostro lavoro. Varie organizzazioni indipendenti hanno voluto raggiungerci, c'è il sindacato dei lavoratori, che è in Tunisia, è un sindacato indipendente, questa è un'eccezione nel mondo arabo, di solito i sindacati nei paesi arabi non sono indipendenti. Poi la famosa organizzazione degli avvocati, ecco, anche gli avvocati appunto sono indipendenti. La Lega Tunisina dei Diritti dell'Uomo è stata la prima lega del Maghreb e poi abbiamo avuto questo valore aggiunto, e cioè il sindacato degli imprenditori. Di solito è molto difficile vedere insieme il sindacato dei lavoratori e il sindacato degli imprenditori. Siamo abituati a pensare che le due cose siano in contraddizione, e invece la nostra primavera araba ha visto appunto lottare insieme queste due istanze.
Certo, in quanto partiti politici bisogna fare gli interessi della nazione. Bene, molti hanno detto guardiamo cosa succede negli altri paesi arabi. In altri paesi la primavera araba è diventata un inverno e questo anche grazie ad alcuni interventi stranieri. Per fortuna da noi non ci sono state armi, non c'è stato un esercito che voleva toglierci il potere. Certo, bisogna accettare il dialogo, meglio accettarlo subito il dialogo piuttosto che aspettare il disastro. Ecco, da noi i partiti politici hanno accettato il dialogo, avevamo una Costituzione molto civile che parla di libertà di coscienza. La libertà di coscienza è molto molto importante, la libertà di coscienza garantisce la democrazia, l'alternanza pacifica al potere, perché da noi fino a quel momento non c'era stata alternanza, i presidenti o si aspetta che muoiano o li si fucila per fare prima. Ecco, noi invece abbiamo ormai questa alternanza. Quindi il Parlamento controlla il governo, ci sono poi i diritti umani, le libertà secondo i parametri internazionali, anche questo abbiamo in Tunisia, così come anche l'indipendenza della giustizia. Certo, democrazia non è semplicemente organizzare libere elezioni indipendenti. Abbiamo avuto osservatori internazionali che hanno certificato il fatto che le nostre elezioni fossero indipendenti, però ricordiamoci che la democrazia è un processo lento che chiede molto tempo, che richiede l'instaurarsi di uno stato di diritto ed è difficile costruire la democrazia, che è invece purtroppo molto facile da distruggere. Ecco, se poi ci sono i problemi economici e sociali, naturalmente le cose sono ancora più difficili. Mi fermo qui per quanto riguarda la mia risposta alla sua domanda e passo ora all'argomento che volevo trattare. Intanto, appunto, come dicevo, ringrazio molto i due presidenti del Parlamento italiano che mi hanno invitato. Naturalmente è difficile prendere la parola davanti a un pubblico così qualificato. Il Mediterraneo è stato per molto tempo considerato, come lei ha detto, signor moderatore, un bacino unito, un mare nostrum. Malgrado le guerre che possono esserci state, le guerre puniche, tutta una serie di conflitti, l'idea di un bacino chiuso non corrisponde più all'attuale dinamica geopolitica che fa del Mediterraneo un grande spazio di movimento in correlazione con l'Atlantico, col Grande Sahara, il Medio Oriente, il Mar Rosso e il Mar Nero. Gli enormi flussi migratori costituiscono parti importanti. Il discorso su un Mediterraneo calmo e pacifico rimane parte di una storia dimenticata, quindi possiamo parlare di una regione di pace in un momento in cui le armi si sono accumulate in Iraq, in Siria, in Libia. È ancora possibile parlare di regione di pace in un momento in cui il traffico di armi, di droga e di denaro si amplifica per finanziare il terrorismo? È possibile parlare ancora di Mediterraneo di pace in un momento in cui i trafficanti di esseri umani e il contrabbando circolano liberamente e diffondono il terrore? Malgrado questa situazione così oscura, siamo tutti convinti del fatto che la pace è la vita, non c'è vita senza pace. È la vita degli esseri umani, è la stabilità degli stati, è il salvataggio, è la salvezza del nostro pianeta. Vivere in pace è ciò che ogni persona desidera, è la speranza di ogni popolazione del mondo. Quindi abbiamo bisogno di stabilire una strategia internazionale di lotta contro il terrore.
ma deve essere una strategia consensuale, efficace, che renda ben chiari gli obiettivi da raggiungere e con quali metodi raggiungerli. Quali sono i nostri obiettivi? Siamo consapevoli del fatto che le relazioni umane per loro natura possono generare conflitti, questo è normale, e le soluzioni violente di un conflitto dà luogo a tragedie, naturalmente. È necessario operare per far sì che ci siano relazioni di buon vicinato tra gli Stati e questo fra le due sponde del Mediterraneo. Una sola e stessa sponda, dimentichiamo le due rive, come ha detto il Presidente. Rispetto, indipendenza, autodeterminazione, diritto dei popoli a disporre di se stessi, ecco, tutto questo esige soluzione pacifica dei conflitti. Vari fattori sono importanti, dobbiamo realizzare e raggiungere vari obiettivi, obiettivi di sicurezza, politici, economici, sociali e culturali. A livello di sicurezza, secondo me, dobbiamo promuovere la sicurezza e la stabilità nella regione mediterranea nel suo insieme. Stabilire relazioni di buon vicinato, sostenere le forze armate e i militari dei paesi nella loro quotidiana lotta contro il terrorismo, che è diventato un fenomeno mondiale, che ha colpito Tunisi, Egitto, Parigi, Bruxelles e la Turchia, Istanbul. Tuttavia, dobbiamo anche distinguere tra gruppi terroristi e forze di resistenza contro l'occupazione e anche il colonialismo. Il sostegno degli eserciti nazionali, secondo me, è indispensabile nella loro lotta contro i gruppi terroristici, soprattutto per quanto riguarda la formazione e la dotazione di mezzi, perché manca in Tunisia manca la formazione e la dotazione di mezzi. Per quanto riguarda poi la politica, dobbiamo innanzitutto avere relazioni di buon vicinato con gli Stati e risolvere il prima possibile il conflitto israelo-palestinese, questo sulla base della risoluzione degli Stati Uniti, delle Nazioni Unite, perché finché non è risolto questo conflitto persisterà il terrorismo, dato che alcuni gruppi utilizzano questo fatto. Quindi uno Stato di diritto e delle istituzioni democratiche, questo è importante, noi stiamo cominciando, ma in altre parti del mondo arabo e del Mediterraneo non c'è necessariamente uno Stato di diritto, quindi deve esserci invece dappertutto lo Stato di diritto, dobbiamo promuovere i valori dell'essere umano nella loro globalità, i diritti umani. Gestire la cosa pubblica in modo trasparente e aderire agli strumenti internazionali e alle convenzioni internazionali che garantiscono i diritti dell'uomo, la giustizia, l'uguaglianza, l'abolizione della pena di morte. Dal punto di vista economico e sociale è necessario lottare contro la povertà, perché la povertà è un fattore essenziale del terrorismo, quindi è necessario lottare contro la povertà e lo squilibrio tra regioni e costo sociale, perché un individuo povero può diventare più facilmente preda del proselitismo terrorista. D'altra parte, in Tunisia i giovani che sono stati appunto incantati dallo Stato Islamico lo sono stati non tanto per credere nel terrorismo, perché non perché credono nel terrorismo, ma perché non hanno da mangiare, sono stati pagati, quindi bisogna salvare queste persone, bisogna creare dei posti di lavoro, incoraggiare gli investimenti, bisogna ripensare anche alle varie, ai vari processi di partenariato, perché oggi il partenariato è più al servizio della riva nord che non al servizio della riva sud, quindi vanno ripensate queste procedure di partnership. I partenariati devono salvaguardare gli interessi sia della riva sud che della riva nord.
Dobbiamo anche ripensare all'educazione, all'istruzione, alla formazione professionale per i giovani e per le donne, per creare posti di lavoro e lottare contro la disoccupazione e povertà. Dal punto di vista culturale dobbiamo assicurare un dialogo interculturale, quindi l'avvicinamento dei popoli, la comprensione reciproca. È fondamentale, invece ci troviamo di fronte a fenomeni di xenofobia, razzismo. Bisogna invece rinforzare la coesione sociale grazie al dialogo. Grazie a questo dialogo da noi siamo riusciti ad evitare tanti conflitti nel nostro paese. Ora vediamo quali sono i metodi di elaborazione di questa strategia e quali sono i mezzi. Il metodo di elaborazione di una strategia contro il terrorismo, secondo me, è il seguente. Non è possibile, intanto, diciamolo, sviluppare un procedimento unilaterale che la cosa venga da un paese europeo o no, perché da soli non si può fare nulla e non è possibile imporre una strategia. Bisogna mettersi d'accordo su una elaborazione comune a livello di riva sud e riva nord per salvaguardare anche i comuni interessi, facendo sforzi di complementarietà. E anche dobbiamo anche mettere in piedi una strategia di comunicazione, anche questo è molto importante. Questa strategia deve essere mediterranea, comune, per poter coordinare le attività antiterrorismo. Si tratta anche di garantire il buon vicinato, ristabilire la fiducia e il dialogo presso una popolazione o tra le varie popolazioni. Dobbiamo anche associare a questa strategia la società civile. Bisogna impegnare maggiormente la società civile nei processi di elaborazione e anche le ONG vanno maggiormente coinvolte. La cooperazione è un punto importante, un punto fondamentale per l'Europa e anche la cooperazione con la società civile. È vero che la società civile in Tunisia è stata molto sostenuta dagli Stati europei e dall'Unione Europea. Quali possono essere alcuni mezzi per mettere in opera questa strategia? Ebbene, come dicevo, secondo me bisogna istituire delle procedure concrete di dialogo e mediazione tra gli Stati e le regioni. Dobbiamo poi organizzare un congresso nazionale contro il terrorismo. Avevamo detto che lo avremmo organizzato, alcuni stati non lo desiderano, invece secondo me va organizzato. Un congresso contro la violenza che non si limiti a combattere il terrorismo, ma a prevenirlo, a risolvere, a rimediare ai fattori del terrorismo, perché voi sapete, come ho detto, ci sono molti motivi, molti fattori in ballo: di sicurezza, socioeconomici, disoccupazione, povertà, poi ci sono fattori culturali, educativi, insomma dobbiamo riflettere insieme anche dei fattori religiosi, dobbiamo cercare proprio di mettere a punto una vera strategia nell'ambito di un congresso internazionale contro il terrorismo. È anche necessario garantire l'attribuzione degli strumenti internazionali, la firma degli strumenti internazionali. Bisogna che tutti gli stati del Mediterraneo firmino gli strumenti internazionali di non proliferazione e fare della zona del Mediterraneo una regione esente da armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche, biologiche, perché le armi che erano in Iraq o in Siria o in Libia, quelle armi da dove venivano? Venivano dall'Europa, quindi dobbiamo assolutamente mettere fine a queste esitazioni che facilitano le grandi tragedie. Poi la migrazione. La guerra convenzionale un tempo era l'unica forma nota, ma oggi i gruppi terroristici seminano la paura in tutti i paesi del mondo. Il Medio Oriente è sprofondato in una spirale di violenza, Iraq, Siria, e bisogna essere solidali contro il terrorismo e per essere solidali contro il terrorismo dobbiamo avere il coraggio di difendere i valori universali.
Ecco perché non dobbiamo erigere muri, muri di separazione che accentuano il razzismo e l'intolleranza. Dobbiamo rivedere la politica migratoria, dobbiamo lottare contro l'immigrazione clandestina, siamo d'accordo. Perché ci sono fenomeni di immigrazione clandestina? Perché quella normale, diciamo, è praticamente impossibile da realizzare, quindi bisogna semplificare le procedure di rilascio dei visti, bisogna permettere la libera circolazione a persone che assolvono ai requisiti. Da noi, per esempio, ottenere un visto è una procedura burocratica, è abbastanza difficile. Nel quadro del quartetto, il visto è stato ottenuto un visto per 6 mesi in Canada e poi loro per loro è stato facile, però bisogna in ogni caso semplificare le procedure di rilascio dei visti. E concludo parlando della chiusura delle frontiere, che la chiusura delle frontiere equivale alla costruzione di muri. Entrambe le soluzioni facilitano l'intolleranza e mettono un pericolo per la pace, quindi tutti insieme dobbiamo batterci per la causa della pace, tutti dobbiamo batterci per un Mediterraneo calmo e unito. Grazie. Grazie a dottor Bermussa per la sua relazione appassionata e anche grazie per aver risposto alle sollecitazioni iniziali. E ci ha fornito uno sguardo di quelli che sono i problemi del terrorismo, ma non solo, anche dell'immigrazione, partendo dall'altro versante del Mediterraneo, quindi in qualche modo offrendoci elementi di riflessione non solo su quella che è la situazione lì, ma su quello che siamo noi. E su questo vorrei chiedere a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, di darci qualche indicazione in più dall'interno dell'Europa. Cioè, qual è oggi, Lucio, il limite tra vittoria e sconfitta nei confronti del terrorismo di matrice islamica? E se il pericolo si riproduce e si perpetua, assumendo anche forme diverse, evidentemente non sono state toccate in modo efficace e duraturo le cause. Un dubbio. Il terrorismo è così altro da noi o in realtà riflette in primo luogo le furbizie, le contraddizioni, il doppio standard e perfino un'aggressività latente da parte dell'Occidente? Buonasera, ringrazio Presidente Grasso, Presidente Boldrini dell'invito, ringrazio Massimo dello stimolo. Il terrorismo non è un termine scientifico oggettivo, è un termine soggettivo e polemico. Il mio terrorista non è necessariamente il tuo, il mio terrorista di oggi può essere il mio partner di domani e viceversa. Il terrorismo, oltretutto, è una tecnica di violenza particolarmente perversa che esiste da qualche tempo e temo esisterà ancora a lungo, utilizzata sia da gruppi, sia, e questa è purtroppo la tragica novità di questo momento, da singoli individui che si danno questa individualità, questa fisionomia che in qualche modo sembra dare un senso alla loro esistenza fino al punto di sacrificarla, e naturalmente esiste il terrorismo di Stato. Quindi con il terrorismo dobbiamo abituarci a convivere e dobbiamo abituarci a combatterlo quotidianamente. Qual è il pericolo, a mio avviso, in particolare tu facevi riferimento all'Europa, per noi europei, ma io credo che valga per tutta la nostra regione euromediterranea, qual è il pericolo politico del terrorismo? Non mi riferisco purtroppo alle singole vite che vengono massacrate da questi signori. Mi riferisco alle conseguenze politiche e geopolitiche. Il terrorismo non può batterci, il terrorismo però può stravolgere la nostra vita associata, può portarci a delle reazioni
irrazionali in un meccanismo di concatenazione di attacchi di cui il terrorismo evidentemente si giova e che in ultima analisi può essere letale per le nostre società e per le nostre democrazie nel momento in cui chiude gli spazi già non enormi della politica e del dialogo politico e delle libertà poi alla fine nei nostri paesi. Faccio un esempio, a mio avviso un perfetto contromodello di come non si debba combattere il terrorismo sono state le reazioni del governo francese agli attentati di Parigi e di Bruxelles. Quando una grande democrazia come quella francese arriva a immaginare revisioni costituzionali in conseguenza di un attacco terroristico, vuol dire che siamo messi molto male. Il terrorismo in particolare, che ha colpito l'Europa e in una concatenazione evidente Parigi e Bruxelles negli ultimi mesi, è anzitutto un fenomeno di giovani jihadisti di seconda generazione in rottura con la nostra società e con le loro famiglie, che sono stati in qualche modo attratti e sedotti da una propaganda estremamente pervasiva e raffinata in rete e non, che ha offerto loro delle certezze e delle prospettive fino anche a spingerli a suicidarsi. D'altronde non hanno inventato loro la tecnica del suicidio, pur di dare un senso a loro stessi, alle loro esistenze. In particolare c'è un veleno che a mio avviso caratterizza questo tipo di terrorismo, che è l'ideologia apocalittica, molto propagandata e con un notevole successo, almeno nel periodo immediatamente successivo al 2014, dallo Stato Islamico, il quale discorso apocalittico ha avuto la capacità di penetrare non solamente in ambiti di cultura musulmana, ma anche in ambiti totalmente diversi, atei, agnostici, cristiani, ebrei, i quali, d'altronde l'Apocalisse non è una specialità islamica come sappiamo, i quali sono stati, tra virgolette, convertiti a questa ideologia sulla base di un discorso paradossalmente umanitario. Molti dei ragazzi e delle ragazze che sono stati attratti da questa ideologia, e che sono alcuni di questi sono andati anche a combattere poi sul terreno siro-iracheno, non avevano alcun tipo di speciale formazione religiosa, tantomeno coranica, ma avevano introiettato una ideologia della fine del mondo, per cui, cari ragazzi, veniva loro detto, sta arrivando il giudizio di Dio, fatevi trovare dalla parte giusta. E così noi abbiamo avuto il paradosso di giovani, uomini e donne, che convinti di svolgere un servizio all'umanità sono andati a massacrare il prossimo in Medio Oriente o altrove e qualche volta anche nel nostro continente. Che cosa possiamo fare noi concretamente di fronte a questa minaccia? Innanzitutto relativizzarla. Troppe volte ho sentito dei discorsi apocalittici contro l'Apocalisse, quasi che il terrorismo fosse capace effettivamente di batterci, o quasi come se fosse l'Armata Rossa o chissà quale enorme potenza militare. Evidentemente non è così. Lo dico anche da giornalista, nel senso che vedo come molto spesso i media, ma questo fa parte in qualche modo del mestiere, tendano a enfatizzare certi fenomeni, che è esattamente quello che viene richiesto dai terroristi, e a non analizzarli in profondità per farne vedere anche le enormi debolezze. Innanzitutto, per quanto riguarda le ricette, se è vero quello che ho detto, cioè che
dobbiamo imparare a convivere con questo fenomeno senza farcene impaurire e con la consapevolezza che lo possiamo dominare. Fra l'altro noi in Italia di terrorismo qualche esperienza ce l'abbiamo e l'abbiamo anche affrontata con un certo successo. Naturalmente era tutt'altro tipo di terrorismo, ma sempre terrorismo era, che fra l'altro ha fatto più vittime di quante non abbia fatte in Italia l'attuale terrorismo, molte di più. La prima cosa è, che va detta, secondo me, vale sotto il profilo geopolitico. È chiaro che l'Italia, essendo al centro del Mediterraneo ed essendo la frontiera meridionale dell'Europa con il Mediterraneo, con il Nord Africa in particolare, ha tutto l'interesse a che si ripristini un circuito euro-mediterraneo, e cioè che le barriere, è stato detto prima anche in termini commerciali, ma non solo, tra nord e sud del Mediterraneo, ma anche tra est e ovest dell'Europa e del Nord Africa, queste barriere vengano gradualmente superate, anche sotto il profilo economico-commerciale, ma non solo evidentemente. Ma qui bisogna fare i conti, e vengo all'aspetto terroristico, con un attore abbastanza recente del terrorismo nell'area euromediterranea, che sono le petromonarchie del Golfo Arabo, in particolare l'Arabia Saudita. È inutile che ci giriamo tanto intorno. Da dove vengono i grandi predicatori e i grandi maestri, tra virgolette, del jihadismo attuale? Vengono quasi tutti da lì, dall'Arabia Saudita o anche dal Pakistan. Noi ne sappiamo qualcosa, visto quello che è successo a Dhaka. Oltretutto, deve essere abbastanza chiaro che molte di queste organizzazioni terroristiche, compreso il sedicente Stato Islamico, sono anche, non solo, ma sono anche delle organizzazioni di trafficanti. Ma attenzione, questi traffici non sono fra terroristi, sono fra terroristi e noi. Cioè il mercato di sbocco delle merci che vengono messe in circolazione da questi signori, e in cambio delle quali ricevono evidentemente dei soldi, siamo noi. I reperti archeologici che arrivano dalla Siria piuttosto che dall'Iraq e vengono battuti all'asta a Londra o altrove e finiscono al Metropolitan piuttosto che al British o nelle collezioni private, sono commercializzati da questi signori. Quindi è inutile che poi diciamo che bisogna fare le sanzioni. Cominciamo a controllare i traffici che alimentano il terrorismo jihadista di cui parlavo. E qui ci vuole una collaborazione che non c'è. Ma perché non c'è? Ancora una volta torno al punto di prima. Evidentemente il mio terrorista non è necessariamente il tuo, o quantomeno, come ha detto qualcuno, lo Stato Islamico per alcuni Stati è stato e può essere un mostro provvidenziale, cioè può avere una utilità contro un altro Stato. Questo per quanto riguarda le considerazioni geopolitiche. Poi per quanto riguarda le considerazioni invece di carattere interno, è chiaro che la lotta, il contrasto della polizia, della magistratura, delle forze di intelligence è decisivo in questa partita. Ed è anche abbastanza chiaro che i mezzi che noi destiniamo a questa battaglia sono sempre di meno di quelli che servirebbero. È anche chiaro che non sempre, anzi raramente, c'è quel grado di collaborazione non solamente internazionale, attenzione, ma anche all'interno dei singoli paesi tra i vari attori che contrastano il terrorismo, questo terrorismo di cui sto parlando adesso. Quindi ogni investimento intelligente in questo campo, a cominciare per esempio da persone che conoscano le lingue e i dialetti che vengono utilizzati da questi signori, è utile. Parlavo l'altro giorno con una funzionaria dello Stato impegnata nelle operazioni di deradicalizzazione nelle carceri, la quale mi raccontava la loro impotenza di fronte alla impossibilità di tradurre ciò che per esempio viene scritto in un foglio oppure in un muro di una prigione, se non magari dopo mesi e dopo varie certificazioni di traduzione che non certamente possono rispondere alle necessità di urgenza di questi fenomeni. Quindi c'è un problema culturale. Noi italiani qualche tempo fa avevamo delle scuole in questo settore,
piuttosto avanzate, purtroppo ce ne siamo dimenticati, adesso non dico che ripartiamo da zero, ma insomma non siamo messi bene. C'è poi, è stato già detto, no, attenzione, nelle operazioni di contrasto alla violenza terroristica si può anche, in alcuni casi si deve anzi ricorrere alla forza militare, solo che la forza militare non può essere un fine in sé, molto spesso lo è stato nei nostri interventi. Cioè, non sapendo bene che cosa fare, abbiamo fatto una guerra. E no, ogni guerra va fatta sapendo qual è l'obiettivo. Se c'è un obiettivo utile e raggiungibile, bisogna utilizzare tutti i mezzi disponibili. Se questo non c'è, o se non sappiamo esattamente quello che potrebbe accadere nel momento in cui noi facessimo una guerra, come è accaduto in Libia, tanto per non fare esempi, forse è meglio non fare. Dicevo, l'aspetto culturale. Allora, qui non si tratta di distribuire delle ricette, si tratta innanzitutto di diffondere una cultura della misura, nel senso, faccio un esempio concreto, nel discorso pubblico, anche nella polemica politica, sono diventati correnti termini di tipo schiettamente razzista, che riguardano in particolare i popoli del Sud e qualche volta anche gli italiani del Sud. Ecco, nel momento in cui le istituzioni, i partiti si consentono di queste licenze, è del tutto inutile poi protestare contro alcune conseguenze estremamente spiacevoli di questo tipo di retorica, nel senso che se le barriere sono dichiarate decadute da chi dovrebbe tutelarle, poi non possiamo prendercela con un deficiente, come qualche volta si dice, no, non sono deficienti, sono persone che hanno assorbito, forse sono anche deficienti, ma sono persone che hanno assorbito la liceità di espressioni profondamente razziste, profondamente violente. Concludo con una nota che riguarda il fenomeno migratorio, perché a mio avviso nei prossimi anni il problema, certo, saranno anche gli attentati terroristici, è inutile che facciamo finta di non sapere che ci saranno, ma il problema è come gestire in questo contesto quelle che a mio avviso diventeranno delle frequenti crisi di convivenza in una società come quella italiana, che non è predisposta sotto nessun profilo a resistere alla tentazione del ghetto, cioè a immaginare che chi viene da fuori, chi è lo straniero che sbarca nel nostro paese, debba essere collocato in un ambito specifico, peculiare, ristretto e non abbia diritto a integrarsi nella nostra società se non in modo del tutto informale. E quando dico in modi del tutto informali mi riferisco anche allo schiavismo, che è una pratica abbastanza diffusa nel modo di trattare la forza lavoro immigrata nel nostro paese. Quindi l'attenzione deve essere riferita al problema degli stranieri e anche in particolare al problema della immigrazione da paesi musulmani nel complesso, non con una unica fissazione sul tema terrorismo. Altrimenti faremo esattamente il gioco di coloro che vogliamo combattere. Mi rendo conto, come dicevo, che non si tratta di una battaglia di breve periodo, che non ci sono vittorie garantite, ma io mi sento abbastanza sereno rispetto al fatto che se riusciremo a cogliere i termini del problema, i termini del pericolo e a mobilitare le risorse che questo Paese ha insieme agli altri paesi dell'area europea e mediterranea, perché se ci scarichiamo i problemi gli uni sugli altri non andiamo da nessuna parte, questo è evidente, sapremo gestire e superare anche questa crisi. Grazie. Grazie molto a Lucio Caracciolo per questa analisi lucida. Chiedo adesso di intervenire al professor Olivier Roy. E a proposito di Mediterraneo, a proposito di eurocentrismo, come possiamo declinare la nostra identità in modo un po' meno miope,
e come possiamo spiegare il fatto che ci sono tanti giovani europei che gonfiano le file del terrorismo? Prego, professore. Grazie, parlo in francese. Il problema di una cooperazione per lottare contro il terrorismo è che ogni paese evidentemente ha la sua propria definizione di terrorismo ed ha i propri terroristi. L'Egitto, Israele hanno una loro definizione del terrorismo che non è necessariamente quella degli altri, e anche la Francia e l'Italia, come è stato appena detto, sono state in disaccordo per esempio sull'analisi delle Brigate Rosse italiane. Bisogna trattarle come dei terroristi o come oppositori politici? Però dietro a queste divergenze che sono irrisolvibili, c'è qualcosa oggi di comune, cioè c'è un nuovo fenomeno di terrorismo che è giovane, che è globale, nomade, suicidario e senza prospettive politiche. Si tratta di quei giovani che hanno commesso i recenti attentati in Europa, si tratta di quei giovani che vanno a fare la jihad in Siria e in Iraq. Ed è importante notare questi elementi, cioè si tratta di un terrorismo globale, nel senso che uno stesso militante si sposta da un paese all'altro. L'attentato di Istanbul è stato commesso da giovani russi, le truppe di Daesh sono veramente internazionali, tra i radicali in Europa ci sono immigrati di seconda generazione ma anche dei convertiti, 25% di convertiti in Francia, in Germania e ancora di più negli Stati Uniti tra i radicali. E questi gruppi circolano, si muovono e sono collegati gli uni agli altri. L'obiettivo di questi gruppi non è quello di instaurare uno Stato islamico in un determinato paese. Il califfato è per loro un concetto astratto, un concetto generale. Non è l'Iraq, non è la Siria. Non sono interessati da un Iraq islamico, da una Siria islamica. Il califfato è un concetto territoriale che in continua espansione, ecco perché non c'è nulla, non cercano di negoziare nuove frontiere. Ecco perché, ad esempio, solo un esempio, si può negoziare con i talebani afghani, perché i talebani afghani sono afghani e vogliono stabilire uno Stato islamico a Kabul, rispettano le frontiere dell'Afghanistan, sono d'accordo per inviare ambasciatori, sono d'accordo per negoziare. Invece con Daesh nulla di tutto questo, evidentemente non ci sono frontiere da negoziare, non c'è uno Stato da riconoscere, non ci sono negoziati possibili. Ecco perché dico che non c'è prospettiva politica e quindi sono completamente diversi dal terrorismo palestinese, perché i palestinesi hanno rivendicazioni politiche che sono comprensibili. I mezzi che utilizzano sono un altro discorso, però siamo nella politica. E quindi si può negoziare. Orbene, con i radicali di oggi. Siamo invece in presenza di un fenomeno di rottura generazionale. Sono essenzialmente dei giovani e si ribellano al di fuori, al di là della religione e della cultura, al di là delle prospettive politiche dei loro genitori. È chiarissimo presso i convertiti. I convertiti sono per definizione in fase di rottura generazionale, però colpisce vedere che la maggior parte dei terroristi in Europa sono il frutto della seconda generazione di migranti, non la prima e neanche la terza. La seconda, cioè provengono da quella generazione che ha subito il massimo della deculturazione, quelli che non parlano la lingua dei nonni, quelli che ai quali non è stato insegnato l'Islam dei loro nonni, coloro che debbono reinventare la loro identità, la loro religione in un ambiente occidentale. Ed infine
C'è un'ultima caratteristica di questi terroristi, sono tutti suicidari, muoiono tutti, anche questo è un fatto nuovo. Il terrorismo è antico, ci sono stati gli anarchici alla fine del XIX secolo, abbiamo avuto l'OAS, FLN, tutto quello che vogliamo. Gli anni 70 e gli anni 80 hanno visto una ondata di terrorismo in Europa legata al Medio Oriente, però quello era un terrorismo di professionisti, se posso esprimermi così. Erano persone che mettevano una bomba con un obiettivo politico, che era quello di esercitare pressione sui governi europei, e che poi cercavano di fuggire, di scappare, tornavano nel paese d'origine oppure andavano altrove. Erano dei veri e propri professionisti che avevano una volontà politica. Ma dal 95 gli attentati di Khaled Kelkal in Francia, dopodiché da partire da lì tutti i terroristi muoiono, tutti sanno che moriranno, o si fanno esplodere oppure aspettano che la polizia li ammazzi. Ma non c'è nessun tentativo di fuga, da 20 anni a questa parte è così. Quindi evidentemente c'è qualcosa di strutturale in tutto questo. Sono giovani che non sono utopisti, non sono persone che pensano di poter costruire una società nuova, una società islamica giusta, equa, non ci credono. Quando fanno la jihad in Siria muoiono. Nessuno lavora in campo umanitario, nessuno di loro apre un ospedale per aiutare la popolazione civile, nessuno di loro accetta un lavoro civile, per esempio diventa ingegnere, costruisce ponti, eccetera, o insegna, eccetera, nessuno, muoiono tutti. Quindi siamo in presenza di un fenomeno che va un po' al di là della politica. Siamo posti di fronte ad una ribellione, ad una rivolta generazionale violenta, morbosa. Un esempio della dimensione generazionale in Francia. In tutte le cellule terroristiche c'è uno stranissimo numero di fratelli. Gli attentati di Parigi e Bruxelles, per esempio, metà di questi terroristi erano coppie di fratelli. E ritroviamo lo stesso fenomeno in Tunisia. C'è un grandissimo numero di fratelli che insieme si convertono, diciamo così, al terrorismo. Quindi statisticamente vuol dire qualcosa, dato che il fenomeno dura da 20 anni. Per me appunto è la prova del fatto che si tratta innanzitutto di un movimento generazionale e poi non è solo un problema europeo, nel senso che oggi quando si lavora su una riva o l'altra del Mediterraneo vediamo che i profili dei giovani terroristi tendono sempre più verso l'uniformità, stanno diventando sempre di più identici. Quindi da tutte e due le sponde del Mediterraneo c'è una rottura generazionale. Non sono giovani che esprimono la rivolta dei loro genitori, sono giovani che esprimono una rivolta contro i loro genitori. La Tunisia è un esempio tipico. In tutti gli attacchi che ci sono stati in Tunisia, Bard, Sousse, Ben Gardana, i genitori non capivano e non hanno capito perché i loro figli si siano uniti ai terroristi. I genitori non capiscono le motivazioni, non capiscono la dimensione suicidaria e non capiscono che rapporto ci sia tra terrorismo e religione. Quindi abbiamo a che fare con un fenomeno generale che non è un problema unicamente politico, non è un problema di frontiera, non è un problema di ideologia, è il problema di una rivolta generazionale violenta che trova nel jihadismo e ha trovato nel jihadismo il modo di esprimersi. Però non c'è solo il jihadismo. Vediamo per esempio negli Stati Uniti questa stessa violenza suicida nei giovani che va ad esprimersi in contesti che non sono legati all'Islam, come il fenomeno Columbine, come quello che è successo a Columbine per esempio. Oggi direi che l'islamismo radicale, cioè il jihadismo, rappresenta l'unica ideologia globale di rivolta contro l'ordine stabilito. E l'estrema sinistra europea non è più universalista.
L'estrema sinistra europea paradossalmente si nazionalizza, si territorializza, è anti-globalizzazione, è anti-Europa. L'abbiamo visto con i radicali greci, non siamo più in una ideologia universalista, l'unica ideologia universalista oggi è il jihadismo ed è per questo che è successo. Ora, cosa possiamo fare rispetto a questo? La questione chiave consiste in questo: togliere ai jihadisti il loro uso dell'Islam, cioè privarli della legittimazione che conferisce loro il riferirsi all'Islam. È su questo che bisogna lavorare, sia in Europa che in Medio Oriente. In Europa bisogna lasciare spazio all'Islam legittimo nello spazio pubblico. Non si può combattere l'islamismo radicale rigettando la vera religione islamica nello spazio pubblico, perché se togliamo spazio alla religione islamica è come regalarla, diciamo, ai fanatici. Bisogna combattere il jihadismo per avere appunto un vero Islam. Bisogna quindi andare nel senso della libertà religiosa, della diversità all'interno dell'Islam, nel rispetto delle altre religioni. E quindi tramite l'estensione della democrazia religiosa e della democrazia politica che potremo lottare contro il terrorismo. Grazie. Molte grazie, professor Roy. Mi sembra che lei abbia citato molto il ruolo dei fratelli nel terrorismo, fratelli, famiglie, mi verrebbe da dire anche madri e sorelle, e su questo vorrei che ci desse qualche spunto in più la dottoressa Schlaffer. Dicevo che il professor Roy ha parlato molto dei fratelli che diventano terroristi, quindi il ruolo delle famiglie, le dinamiche familiari. Ecco, vorrei capire anche le sorelle, le madri, che ruolo hanno in questo fenomeno. It is a privilege and a pleasure speaking to you here. I very much. È un piacere ed un onore per me parlare qui, parlare della società civile in questo forum, perché tutto è cominciato quando io ho partecipato al vertice sull'estremismo di Obama, in cui erano presenti la società civile, rappresenta la società civile, in cui ci poniamo la domanda di come risolvere il problema del reclutamento e della radicalizzazione dei giovani che vengono sradicati dalle nostre comunità. E credo di portare le voci delle donne, delle madri che a migliaia vogliono rompere il silenzio. Dobbiamo ascoltare le preoccupazioni di queste donne, perché possiamo ascoltare, soltanto ascoltando queste persone, queste donne, possiamo capire molto. Il nostro mondo è cambiato, ora viviamo nella paura e, come ha detto giustamente la Presidente Boldrini, sappiamo che il mondo degli estremisti sta acquisendo slancio, ma noi dobbiamo rispondere. La jihad e termini come infedeli, foreign fighters, non sono più termini esotici, purtroppo, e queste sono minacce al nostro modo di vita, e abbiamo bisogno dei servizi di intelligence, della
polizia, delle forze di polizia, del loro intervento. E che cos'è che non abbiamo provato finora? Oggi siamo in un momento critico. Negli ultimi decenni abbiamo costruito alleanze militari per difendere il nostro modo di vita, e però cercando l'uguaglianza e la partecipazione nelle nostre comunità, ci siamo resi conto che molti giovani non beneficiano, non vogliono avere nulla a che fare con questa società che gli abbiamo costruito, e vanno e si intraprendono questi viaggi verso la Siria. Lasciano dietro di loro mogli, sorelle, madri, sorelle, fratelli, per andare in un ambiente che non conoscono, in un mondo a loro incomprensibile, e per capire meglio queste minacce dobbiamo capire il processo di radicalizzazione che affrontano questi giovani. Dobbiamo guardare alla prima linea di questi giovani, di questo nuovo fondamentalismo, e questa prima linea, ci sorprenderà, è a casa nostra. Il gruppo che conosce bene questi ragazzi sono le loro madri. E io ho cominciato ad esplorare questo nuovo paradigma di donne che sono testimoni della polarizzazione che è in corso nel nostro mondo, e che sono la nostra nuova sfida, perché queste madri sono qui da decenni e fino ad oggi, però oggi le abbiamo considerate delle complici delle decisioni dei loro figli e delle loro figlie. Ho parlato con molte madri di attentatori suicidi in Palestina. Tutti pensano che queste madri facciano parte del pacchetto, e così abbiamo classificato la madre di Zakaria Mousavi dell'attentato dell'11 settembre, e lei invece ha fatto una dichiarazione pubblica a favore verso le vittime degli attentati dell'11 settembre, scusandosi per quello che aveva fatto il figlio. E suo figlio, tra l'altro, era uno di quelli che non è interessato ad imparare come fare la manovra di atterraggio. Una delle prime donne che ho intervistato era una donna di un ragazzo che faceva parte di un think tank anti-radicalizzazione. E questa era la mamma invece di un ragazzo che poi invece, dopo aver incoraggiato il figlio a far parte di questo gruppo di lotta al radicalismo, ha visto che suo figlio invece ha messo una bomba in un centro commerciale. E allora con queste persone e con queste donne io ho affrontato il problema di come deradicalizzare questi ragazzi che tornano dalla Siria, dall'Iraq, e dove possiamo dargli aiuto. E forse il luogo migliore dove dare aiuto a questi ragazzi è presso le famiglie. Io ho visitato un centro di riabilitazione in Arabia Saudita, e quello di cui mi sono reso conto è che nel processo di riabilitazione dobbiamo coinvolgere le famiglie. Ho parlato con molte madri prima del conflitto in Siria, madri di ragazzi che sono stati in Zanzibar, Pakistan, nel Califfato, e queste donne hanno informazioni vitali da darci, e sono una vera possibilità di prevenzione, ci offrono una possibilità concreta di prevenzione. Noi, vedendo questi ragazzi attraverso gli occhi delle madri, ci siamo resi conto che questi hanno un senso di inferiorità, sentono di non appartenere alla società nella quale vivono, e dividono il mondo in noi e loro,
E quello che dobbiamo fare è cercare di ricominciare, di creare una cultura in cui i giovani possano trovare delle alternative, in cui possano sentirsi di appartenere al nostro mondo, alla nostra economia, perché molti giovani vengono considerati come accessori alla comunità alle comunità nelle quali appartengono, vengono in qualche modo lasciati vengono messi a parte dalle società a cui appartengono, e quindi alla fine questi ragazzi totalmente disorientati finiscono in Siria. Parlare quindi con le madri è il primo passo per cercare di recuperare questi ragazzi, cioè per cercare di capire che cosa gira nella testa di questi ragazzi, per cercare di ricostruire la loro mentalità. La priorità di queste madri è quella di proteggere i figli. Quando, se guardiamo la piramide di sicurezza, vediamo al vertice c'è la forza militare, la forza polizia, l'intervento politico e poi in fondo la società civile, cioè le persone che vengono quindi colpite, le persone che sono interessate. Questa è la base della piramide, ma la piramide va rovesciata, perché dobbiamo invece partire dalla base della piramide. Quindi il vertice dobbiamo metterlo a terra e la base va messa in alto, perché è da lì che dobbiamo partire, dalla base che dobbiamo partire. Questa è la nuova architettura di sicurezza che dobbiamo cercare di creare, questo modello che mette al centro le madri. E credo che sia molto importante che questo sia stato detto già da una serie di relatori, che il problema è transnazionale. L'ISIS, il Daesh, è un problema transnazionale che agisce anche nei nostri territori. Quindi dobbiamo collaborare tutti quanti, dobbiamo condividere a livello internazionale le storie di queste madri, dobbiamo avviare dei programmi di addestramento sviluppati da organizzazioni internazionali per incoraggiare le donne in laboratori, in workshops su base settimanale, in cui queste donne possano cominciare possano tornare ad imparare ad ascoltare con pazienza le dinamiche che sono in corso nei propri figli, perché questo è lo strumento fondamentale. Perché quando abbiamo analizzato gli strumenti dei reclutatori, ci siamo resi conto che quello che questi reclutatori mostrano è che loro hanno tempo, hanno empatia, pazienza, ascoltano i ragazzi prima di reclutarli. Quindi ogni ragazzo o ragazzo che viene reclutato ha partecipato a conversazioni uno a uno e molto spesso questi reclutatori sono degli insegnanti, sono dei consulenti religiosi, sono persone di cui le famiglie si fidano. E i genitori mandano i loro figli volentieri da questi maestri perché ovviamente si fidano di loro, e poi queste persone dicono, questi maestri dicono, ci sono delle grandi opportunità per tuo figlio, perché può andare a lavorare nel Medio Oriente, può fare un lavoro e poi mandare i soldi alla famiglia. E dopo un paio d'anni che più di un caso di questo tipo era successo, ho incontrato queste stesse madri che piangevano perché non sapevano nulla del figlio, chiedendo loro: ma che cosa è successo di tuo figlio, cosa ne è di tuo figlio? Loro mi hanno risposto: ma se l'è preso Dio, perché quello che era successo è che questo consulente religioso aveva portato il figlio in Iraq o in Siria, facendolo viaggiare attraverso la Turchia, e questi ragazzi sono oggetto di traffico e ce ne sono moltissimi,
E per capire che cosa succede dobbiamo parlare alle persone che soffrono, alle persone che sono state colpite da questo flagello, ma spesso queste persone non parlano. Perché? Perché provano la vergogna di quello che è successo nelle loro famiglie, perché provano la vergogna per quello che hanno fatto i loro figli, non hanno la competenza, non hanno neanche la fiducia per parlare. E quindi molte madri in paesi che sono bersaglio quotidiano di attentati terroristici, in molti di questi paesi abbiamo creato dei gruppi d'ascolto attraverso i servizi sociali. Cerchiamo di far capire alla società ospitante, ai servizi sociali dello Stato, che loro hanno questa responsabilità, responsabilità di formare, di parlare con queste madri, di andare ad occupare questo spazio che è ancora disabitato e che però è occupato dai reclutatori. Quindi lì incontriamo queste persone, facciamo queste madri, facciamo un addestramento per aumentare la loro fiducia in se stesse, insegniamo loro ad osservare lo sviluppo dei loro figli, donne che si spostano tra il Kashmir, il Pakistan, il Belgio, l'Inghilterra e molte di queste donne le portiamo anche a fare stage in paesi stranieri e sono affascinate insegniamo a queste madri quali sono i primi segnali della radicalizzazione. E in Austria, per esempio, attraverso il sostegno del Ministero degli Esteri, abbiamo questo gruppo che si è concentrato sulle madri cecene, che anche dalla Cecenia sono fuoriusciti vari combattenti stranieri, e una delle madri ci ha detto che aveva seguito il figlio fino al confine siriano, era stata in grado di rintracciarlo. E poi alla fine questa madre è riuscita a mettersi in contatto col figlio poco prima che attraversasse il confine siriano ed è riuscita a farlo tornare a casa. E questi ragazzi partono sempre in gruppi e le ragazze, abbiamo parlato anche con qualche ragazza, ma questo delle donne è un argomento che ancora non abbiamo affrontato appieno, e molte di queste ragazze partono pensando di poter vivere una vita di libertà e queste ragazze di seconda o terza generazione oggi si rendono conto che vogliono una propria libertà, la propria casa, e pensano di trovarla questa libertà non a casa loro ma nel califfato, e quindi passano dalla democrazia alla schiavitù senza neanche sapere che cosa stanno facendo, senza neanche rendersene conto. E quindi da qualche punto di vista molti si chiedono se quanto sono politicizzate queste ragazze, se invece sono soltanto delle adolescenti romantiche. Molto spesso queste ragazze sono ragazze di 16-17 anni, soprattutto in Inghilterra le abbiamo viste, che sono eccessivamente protette, sotto la tutela eccessiva dei propri genitori. Io ho visitato la sede di Google, per esempio, negli Stati Uniti, e ho pensato a Schaarbeek in Belgio, e ho pensato se le persone da Schaarbeek le portassi qui alla sede di Google, ovviamente non andrebbero mai a pensare a Google, non andrebbero mai a pensare alla Siria, a muoversi e a spostarsi in Siria. Però purtroppo invece le persone poi crescono a Schaarbeek, che è un quartiere di Bruxelles, e quindi dobbiamo partire
dal lavorare con le famiglie, dal lavorare con le madri, perché le madri sono quelle che sono in grado di entrare in un contratto più stretto con questi ragazzi. Se può avere una presentazione, però comunque se andate sul nostro sito web Women Without Borders potrete vedere la presentazione che ho preparato e anche dei filmati molto interessanti che volevo mostrare. Con l'intervento del sottosegretario Minniti, che invito alla tribuna, e volevo anche chiedergli se in qualche modo l'uscita della Gran Bretagna pone problemi allo scambio di... L'uscita? Della Gran Bretagna dall'Unione Europea pone problemi per l'intelligence, per lo scambio di informazioni rispetto anche al terrorismo. No, innanzitutto consentitemi di ringraziare il Presidente del Senato, la Presidente della Camera per l'opportunità che mi è stata data. Poter ascoltare con così tanta competenza, approfondimento di merito, tanti protagonisti diversi dello scenario mediterraneo per me è stato un profondo arricchimento. Non concludo nulla, mi limito soltanto a dire rapidamente la mia opinione, sapendo che insomma bisogna mettere le cose un pochino in ordine. La mia prima valutazione è questa. Io sono convinto che nel Mediterraneo si gioca una parte molto importante, io sarei per dire una parte cruciale, della sicurezza dell'intero pianeta. È stato qui detto che ci troviamo di fronte ad un fenomeno globale che è capace di colpire in Australia, in Canada e per ultimo a Dhaka. E tuttavia, se osserviamo bene quello che è avvenuto e che avviene in varie parti del mondo e per ultimo quello che è avvenuto a Dhaka, noi comprendiamo rapidamente che una parte cruciale della risposta a quelle questioni si gioca nel Mediterraneo. Si gioca nel Mediterraneo sapendo tuttavia qual è il nemico che abbiamo di fronte. Qui si è giustamente discusso del carattere delle organizzazioni terroristiche, ne hanno parlato tutti quanti coloro che sono qui intervenuti, e tuttavia mi si consenta di dire una cosa: noi non abbiamo di fronte una discussione generale sulle organizzazioni terroristiche. Noi abbiamo oggi una minaccia molto forte, cruciale, concreta, che si chiama Islamic State. E questa minaccia costituisce un cambiamento radicale dei parametri con i quali sin ad ora abbiamo letto la sfida terroristica. È una minaccia che ha le caratteristiche di cui ha parlato il professor Roy. È una minaccia che si presenta per la prima volta con le caratteristiche di un'organizzazione che non ha precedenti e che, per dirla in maniera molto semplice e molto sintetica, è capace di fare insieme due cose che un'organizzazione terroristica non era stata mai capace di fare insieme. È capace di avere un'iniziativa di vere e proprie campagne militari, di conquistare territori, di tentare di gestire territori, e ha la capacità di sviluppare un'attività terroristica, di colpire in varie realtà anche distanti e molto distanti dai teatri di conflitto. Tutto questo ci porta a fare una considerazione, e cioè che in questa capacità anfibia sta la forza vera di Islamic State. Ora è del tutto evidente che non va applicata in maniera pedissequa l'equazione per cui a sconfitta militare corrisponde poi un'attività di carattere terroristico. È proprio in Islamic State la capacità di tenere insieme le due cose. E tuttavia non c'è dubbio alcuno
la capacità di minaccia terroristica serve anche a controbilanciare molto quello che avviene concretamente sul terreno. Il punto di congiunzione tra la capacità simmetrica, quella delle campagne militari, e quella asimmetrica del terrorismo sta nella figura dei foreign fighters. I foreign fighters sono i combattenti sul terreno, la più imponente legione straniera che si sia mai vista in epoca moderna, e costituisce il punto di partenza dell'eventuale attività terroristica. I foreign fighters combattono in Siria e in Iraq, possono tranquillamente tornare nei paesi di provenienza ed essere lì il punto di innesco di un'attività terroristica che si può muovere nella maniera più variegata possibile. Ci può essere il lone wolf che si autoattiva e ci può essere una struttura organizzata che ha bisogno di una capacità di comando e controllo molto più complessa del lupo solitario. I foreign fighters sono più di 20.000 in questo momento, vengono da più di 90 paesi nel mondo. Se questo è il quadro, è del tutto evidente che naturalmente c'è la componente economico-sociale nel reclutamento. So perfettamente che una società più povera è più esposta al reclutamento. E tuttavia l'idea della sola componente economico-sociale non ci fa capire quello che sta avvenendo. I foreign fighters non sono la raccolta di tutti i poveri del mondo che a un certo punto decidono di combattere per l'Islamic State. E c'è qualcosa di più impegnativo con la quale dobbiamo incominciare a fare i conti. E quello che è più impegnativo sta in un dato semplicissimo, che c'è dietro una dimensione che non è soltanto una dimensione che si può leggere con i canoni classici della politica. C'è una dimensione di carattere escatologico, di carattere, tra virgolette, assoluto. Di un assoluto che deve portarci a saperci misurare da qui, tra virgolette, la prevalenza del suicidio durante l'attività, l'uso così parossistico delle immagini di violenza, di cui parlerò di qui a qualche minuto, perché non c'è dubbio che dietro questa visione escatologica e planetaria l'idea della violenza delle immagini e della trasmissione della paura è un elemento fondamentale stesso dell'organizzazione terroristica. Ed è per questo che io invito sempre tutti a maneggiare con cura il termine della paura. Non mettiamo la paura dentro la dimensione più propriamente politica dei singoli dibattiti nazionali nei singoli paesi. E se questo è il quadro della situazione, noi dobbiamo avere chiaro che Islamic State si combatte mettendo in campo una strategia complessiva. Una strategia complessiva che in qualche modo ha incominciato a mettersi in atto. Noi non siamo all'anno zero nella lotta contro Islamic State. Guardate, noi abbiamo un'abitudine, lo dico così tra di noi, una volta che abbiamo preso uno stereotipo delle nostre conversazioni, riusciamo difficilmente ad allontanarci, diciamo, da quello stereotipo. Non c'è dubbio che Islamic State ha potuto contare su una gigantesca sottovalutazione da parte della comunità internazionale su quello che stava avvenendo. E posso dire che forse è stato l'errore di strutturazione più grande che ci sia stato nella lotta contro il terrorismo, nella dimensione moderna di cui stiamo parlando. E tuttavia non c'è dubbio alcuno che noi non parliamo di Islamic State nelle stesse condizioni di un anno fa o di 18 mesi fa. Islamic State ha subito dei colpi,
ha avuto un serio ridimensionamento territoriale, ha avuto un abbattimento tra il 40 e il 50% delle capacità di autofinanziamento. Io dico queste cose, sapete, per una ragione semplicissima, perché noi dobbiamo anche riconoscere il sacrificio e l'impegno di quelle popolazioni che in Iraq e in Siria sono impegnati direttamente nell'azione di contrasto all'Islamic State. Ma qui c'è un punto cruciale, e cioè quando io dico i colpi subiti, perché c'è un punto fondamentale, noi a volte non ce ne rendiamo conto, ma nel nostro interloquire trasmettiamo un messaggio come se Islamic State fosse sostanzialmente onnipotente. La cosa peggiore che si possa fare è un'azione di contrasto contro il terrorismo. Se il nemico che hai di fronte è sostanzialmente onnipotente, di fatto gli stai dando una patente di imbattibilità. Non è imbattibile, è sconfiggibile. Naturalmente è sconfiggibile sapendo qual è il tipo di nemico che hai di fronte, e sapendo cioè che limitarsi soltanto di fronte a una visione scatologica e assoluta, limitarsi soltanto con la contingenza del quotidiano, rischi di fargli il solletico. Islamic State giunge sulla scena del pianeta perché a un certo punto arrivano a compimento, come succede a volte in maniera abbastanza bizzarra nella storia, alcuni grandi nodi. Alcuni nodi sono antichissimi, la divisione tra sciiti e sunniti, alcuni sono leggermente più recenti, e parliamo dell'accordo Sykes-Picot, siamo nel 2006, esattamente 100 anni. Posso dirvi di quanto sia fortemente evocativa l'idea che di fronte a quell'accordo Sykes-Picot, che tracciava i confini col righello, avere Islamic State che dice: noi abbiamo un messaggio che non ha confini. I confini tracciati col righello che hanno prodotto una delle più drammatici, dei più drammatici passaggi nella storia del Mediterraneo, vengono a un certo punto affrontati con quello che dice: il nostro messaggio non ha confini. Il messaggio è appunto il califfato mondiale. Qual è la forza evocativa di questo messaggio? Stiamoci attenti a non comprenderla fino in fondo. Terzo punto, c'è l'esito delle primavere arabe. E qui abbiamo ascoltato il premio Nobel per la pace, che è stato uno dei costruttori della democrazia in Tunisia. Ci ha raccontato quello che è avvenuto in Tunisia, e tuttavia non possiamo non interrogarci noi su un dato, che quelle speranze che si erano create nel Nord Africa, nel Mediterraneo, hanno avuto soltanto un unico punto di ricaduta: la Tunisia. E non è un caso che la Tunisia sia stato oggetto di attacchi di carattere terroristico, perché non c'è dubbio che quell'esempio di democrazia compiuta in un grande paese arabo finisce per diventare, per quanto ci riguarda, uno straordinario esempio, finisce per diventare per Daesh un nemico da combattere ancora più radicalmente. Vedete, lì c'è un problema che ci interroga direttamente. Noi a un certo punto, lo dico, io non, me, non piace usare il termine Occidente, e tuttavia, guardate, a un certo punto l'Occidente, per intenderci un pensiero, un modo di pensare, a un certo punto ha pensato che potesse esportare la democrazia anche con l'uso, tra virgolette, della baionetta. Abbiamo pensato questo? Abbiamo fatto forse qualche guerra sbagliata? E tuttavia, nel momento in cui c'è stato un movimento popolare che veniva dal concreto di quella realtà, forse non abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere per aiutare quella primavera, per aiutare quelle primavere. Sono arrivate al pettine questi nodi. Perché li dico queste cose? Per fare capire che il fenomeno che abbiamo di fronte, il nemico che abbiamo di fronte, non è facilmente sconfiggibile.
E per essere sconfitto, e ho finito, ha bisogno di tre cose. E la prima cosa, naturalmente, c'è una componente militare, non c'è dubbio alcuno. Nel momento in cui hai un'organizzazione terroristica che fa campagne militari, per sconfiggerla devi sconfiggerla anche militarmente. E tuttavia qui c'è un punto cruciale. Le iniziative unilaterali sono finite per sempre. Noi dobbiamo trarre un bilancio di tutto ciò, cioè l'idea dell'iniziativa unilaterale militare non è il modo per spegnere l'incendio, è il modo per attivare e riattivare l'incendio. Noi dobbiamo farlo in maniera consensuale, in un rapporto forte con le popolazioni che sono esposte, sia sul terreno del territorio, sia sul terreno della sfida contro il terrorismo. Posso fare un esempio concreto. Noi per esempio abbiamo un dato in questo momento che è molto importante e che va valorizzato. Vedete, della Libia si parla spesso citando i punti di fragilità e di debolezza. E tuttavia c'è un punto cruciale in questo momento in Libia. Guardate, dentro una realtà che è profondamente divisa, in cui ci sono milizie, componenti tribali, che spesso si sono contrapposte l'uno con l'altro, che ancora oggi si contrappongono l'uno con l'altro, però c'è un punto cruciale. E cioè che in Libia la lotta contro il terrorismo, e per intendere lotta contro il terrorismo sto parlando di lotta contro Daesh, è costituito da parte di tutti, è considerato da parte di tutti come un prerequisito. Tutti, anche quelli che la pensano nella maniera più radicale rispetto all'altro, pensano che la battaglia contro Daesh costituisca un punto irrinunciabile. Questo è un elemento importantissimo per la comunità internazionale, perché la lotta unitaria contro Daesh non è soltanto una cosa che può convenire alla comunità internazionale, ma può e deve essere vissuta come un momento di rifondazione del tessuto connettivo nazionale libico. Ed è per questo che è importante che anche in questo momento non si perda nulla e non si lascia nulla di intentato per avere una cooperazione anche delle parti più distanti nella lotta contro il terrorismo. Non è un dato tecnico, ma la sala operativa congiunta contro il terrorismo che tenga insieme est e ovest è un punto cruciale in questo momento. Perché dico questo? Perché è chiaro che accanto a questa partita noi abbiamo bisogno di sviluppare la seconda questione, che è quella della prevenzione, della capacità di prevenire gli attacchi di carattere terroristico. Qui mi si consenta di fare una piccolissima considerazione, perché molte cose sono già note. Vedete, a me ha colpito moltissimo un dato che incomincia a ripetersi. Vedete, a un certo punto c'è un giovane parigino. I was impressed by one thing at a center point. Said a Parisian youth kills two policemen. Yeah. And while waiting for the special forces to attack him, he shot a video with the couple's three-year-old child and posted it on YouTube. And a question, and his question was, what shall I do with this little orphan child? And in Dhaka, while the attack was underway, they were there, surrounded by the Bangladeshi special forces. And at that time, Amat Agency, which is the agency of the Islamic State, because they have their own press agency, they broadcast the pictures of the killing inside the restaurant. And a few hours later, they post the pictures of the people who took part in the terrorist action. These are, pictures that have been taken before the attack, of course, because those people were wearing black keffiyehs and had their machine guns in their hands. So here we are faced with an issue that has been
that has been unrolled before our eyes, and the narrative of the action now for international terrorists is as important as the action. So its reporting is as important as the action itself, because communication of the terrorist action and its impact on public opinion is just as important as the action itself. And here a huge problem arises for all democracies, because I know very well that the world is running very fast and is running free. And the only thing we can't do is stop its speed and stop the freedom. I'm a guardian of these two principles, and yet we have to understand that today, I say this today in Italy, but this consideration has to be done outside this world, outside this country. We have to build an alliance with the providers of the digital world against the malware of terror. We have to do that together, and we need to be aware, because the crucial issue is, if at some point the Islamic State says we need a blood bath during Ramadan, and there is Istanbul and Dhaka and Baghdad, so we want a blood bath during Ramadan, and then they post the pictures where you do see the pictures, so you do understand that message has an amazing force, is a very forceful one, and it's an evil one. It's an evil force that has to be fought against. And one last consideration, and I'll wrap up. Military response, prevention. But all this will not work unless we have the response, which is the political and diplomatic response. So you see that there's an issue here which I consider essential. Here, l'Assemblea dei Parlamenti Mediterranei. Quale migliore sede per discutere di queste cose? I parlamenti. Di democrazie più o meno perfette, naturalmente, so perfettamente, ma parlamenti. Ecco, noi dobbiamo trasmettere un messaggio che di fronte alla sfida di Daesh e di Islamic State, dobbiamo insieme, tutti quanti insieme, costruire un nuovo futuro dell'area del Mediterraneo, pensare a un progetto, avere, come si diceva una volta, un pensiero lungo. Se ci pensate bene, Islamic State con il califfato mondiale ha un pensiero lungo, aberrante, ma ha un pensiero lungo. A quel pensiero lungo bisogna rispondere con un'idea che dia il senso, che si è capaci di affrontare il tema che è stato posto, e cioè che un vecchio assetto non regge più. Un vecchio assetto del Mediterraneo non regge più e va costruito un altro assetto del Mediterraneo. Vedete, io ho concluso veramente, questo è il punto essenziale. Non è che l'Europa, occupandosi di questo, fa una concessione a qualcuno. Questo è il più gigantesco errore di approccio. L'Europa si deve occupare di questo, perché il Mediterraneo è lo specchio dell'Europa. È lo specchio dell'Europa. Se le cose vanno male nel Mediterraneo, vanno male anche in Europa. Lo si è visto in maniera icastica, nel momento in cui è esplosa la vicenda demografica e dell'immigrazione. Il Mediterraneo è lo specchio dell'Europa. L'Europa deve occuparsene non perché qualcuno glielo chiede, ma perché dentro la sua missione tutto ciò è assolutamente fondamentale, sapendo, e ho concluso, che occuparsene significa affrontare due grandi questioni. La prima questione è quella del futuro. Vedete, noi abbiamo nel Mediterraneo una gigantesca contraddizione nella parte africana del Mediterraneo. Abbiamo una grande crescita demografica,
ci sono molte ragazze e molti ragazzi, molte mamme, e non c'è futuro. Non reggono società in cui c'è grande crescita demografica e non si intravede un futuro. Non reggono. E nel mondo interdipendente quel fatto che non regge è come un'onda, e l'onda d'urto arriva dappertutto e uno si illude di pensare di stare al sicuro. Io lo so perfettamente che questo ragionamento non c'entra nulla con l'intelligence nel senso di prevenzione, ma forse c'entra con l'intelligenza. A volte, diciamo, può capitare che intelligence e intelligenza non coincidano, ma io nel mio lavoro che faccio mi sforzo sempre di far combaciare intelligence e intelligenza. Infine, un'ultimissima considerazione. Appunto perché c'è bisogno di intelligenza, e ho concluso, tutta questa partita noi dobbiamo saperlo con grande chiarezza. La partita noi la vinciamo, e sono certo che la vinciamo, perché su questo non c'è dubbio alcuno che la partita si vincerà. Non sarà una partita semplicissima, ma noi la vinciamo se costruiremo un'alleanza solida, chiara, netta con il mondo arabo. La partita del conflitto, la partita della sconfitta di Islamic State senza il mondo arabo è una partita che nemmeno incomincia. È una di quelle tragiche illusioni che a volte ha preso fiato nella storia del mondo. Ma prima ci si libera delle tragiche illusioni e meglio è, ed è meglio per tutti. Grazie. Grazie al sottosegretario Mennichi, grazie al presidente Piero Grasso, grazie alla presidente Laura Boldrini, grazie a voi per l'attenzione e per la pazienza, grazie ai nostri relatori, credo ne valesse la pena. Arrivederci a tutti.